Oggi siamo a Pieve di Cadore nel Palazzo della Magnifica Comunità. Siamo venuti a trovare il presidente Renzo Bortolò. Buongiorno. Buongiorno a tutti, anzi do il benvenuto anche ai telespettatori in questa magnifica sala che è la presidenza della Magnifica Comunità, la casa di tutti i Cadorini. Ecco, la Magnifica Comunità ha un ruolo, diciamo, preminente, no? In ambito culturale, è sempre molto attenta anche alla storia, no, del popolo cadorino, e quest'anno diciamo che ci sono alcuni anniversari abbastanza Importante. importanti. Certamente. Beh, quello diciamo più significativo è senz'altro il centenario dell'intitolazione di casa Tiziano, la casa natale del grande pittore, a monumento nazionale. Ricordo che è stato il primo monumento nazionale della provincia di Belluno e che successivamente è entrato nel patrimonio della magnifica comunità. Beh, questa è una data che non volevamo che passasse inosservata naturalmente, quindi abbiamo colto l'occasione per incentrare una delle mostre che organizziamo normalmente durante il periodo estivo proprio sulla casa natale. E abbiamo ottenuto in prestito dagli Uffizi un quadro di Tiziano e Bottega, una Madonna, la Madonna della Misericordia, che è un quadro molto significativo per questa ricorrenza, perché questa Madonna sotto il manto ha rappresentato, sono dipinti nei vari personaggi i componenti della famiglia Vecellio, quindi è come se riportassimo a casa loro, diciamo così, i parenti del grande Tiziano. Peraltro, questa è una occasione molto importante per rinsaldare questo rapporto che abbiamo iniziato qualche anno fa con gli Uffizi. Ricordo che proprio recentemente abbiamo avuto un incontro con il direttore Schmidt, insieme al nostro direttore dei musei, proprio per cercare di formalizzare un accordo a lungo termine. Diciamo che le basi ci sono tutte, c'è stata una grande disponibilità da parte loro e credo proprio che andremo nel breve tempo a formalizzare questo accordo che sicuramente porterà dei vantaggi molto importanti per il Cadore, ma non solo per il Cadore, insomma. Ma insomma, al di là di questo, ecco, Casa Tiziano è il clou di questa nostra attività culturale di quest'anno. Si concluderà a dicembre con un convegno proprio sulla Casa Natale, su quello che ci gira attorno anche dal punto di vista artistico. Ecco, e non è l'unico E non è centenario. l'unico centenario, perché abbiamo due personaggi importanti, Cadorini, un artista, un pittore e un sacerdote risorgimentale che sono mancati nel 1922, quindi ricorre quest'anno il centenario della morte. Il primo è Tommaso Darin, un pittore della seconda metà dell'Ottocento che ha lasciato testimonianze importanti e ha avuto anche una grande fortuna all'epoca, in particolare come ritrattista. In accordo col comune di Vigo di Cadore, che è il comune di nascita, abbiamo voluto organizzare una mostra su più località, come stiamo facendo appunto anche qui nelle ultime estati. Quindi ci sarà una sezione a Vigo di Cadore, una sezione qua in Magnifica Comunità, nell'ultimo piano del palazzo dove abbiamo la sala espositiva, nel quale insomma mostre andremo a riscoprire, faremo riscoprire questo importante pittore cadorino. Peraltro già da qualche mese alcuni studiosi ci stanno lavorando, ricordo in particolare Flavio Vizzuti, Giorgio Reolon, il nostro Emanuele D'Andrea, Letizia Lonzi che è qui con noi, e in queste ricerche hanno addirittura trovato dei quadri e delle collezioni di cui si era persa traccia. Per esempio, al Museo di Fiume, al Museo Nazionale di Fiume, ci sono alcuni ritratti proprio di Tommaso Darin. Quindi è un'occasione proprio per recuperare questo pittore che è una figura importante dell'arte cadorina dell'Ottocento. Sul sacerdote, che è Don Carlo De Luca, invece abbiamo una collaborazione col Comune di Borca e con l'ISBREC, l'Istituto della Resistenza di Belluno. Questo è un sacerdote che è stato molto attivo anche lui nel periodo risorgimentale e ha avuto rapporti con artisti, con politici, con tanti personaggi dell'epoca
in Cadore, ma in particolare al di fuori di Cadore. Quindi ci ha lasciato un archivio di lettere, di documenti, di tante cose importantissimo. Sono le nipoti, le pronipoti a Borca che l'hanno messo a disposizione per raccogliere tutta una serie di informazioni e riuscire, che è quello che vogliamo fare noi, appunto, a rimettere in luce appunto Don Carlo De Luca, in particolare con un convegno che andremo a fare in autunno, probabilmente a ottobre, proprio per riportare all'attenzione dei cadorini, non solo, un altro personaggio importante di questo territorio. Ecco, e per quanto riguarda invece, diciamo, le prossime iniziative, cioè quelle più vicine nel tempo, che cosa avete in mente? Ma quest'anno riprendiamo alla grande con l'iniziativa della giornata ecologica per un cadore più. È un'iniziativa che va avanti da parecchi anni ormai, è diventata una cosa tradizionale. Gli ultimi due anni naturalmente ha avuto anche essa uno stop, perché l'anno scorso siamo riusciti a fare qualcosa, ma due anni fa era completamente ferma. Quest'anno abbiamo avuto il riscontro da tutti i comuni, quindi il 14 di maggio, che è un sabato, alla mattina ci ritroveremo tutti insieme, comuni, associazioni, la magnifica comunità in prima fila, proprio per cercare di pulire, ripulire e rendere di nuovo bello per l'estate, per la prossima stagione, il Cadore. È per un Cadore più bello, accogliente, ordinato, insomma. Devo dire che abbiamo sempre avuto una forte risposta da parte di tanti volontari, le scuole, alcune collaborano insieme, tanti comuni, proprio perché ci si rende conto che forse fare un'azione del genere tutti insieme ha un valore in più sicuramente che la solita giornata ecologica che si fa in tante occasioni. Ecco, lei ha sottolineato in diversi momenti, no, l'importanza delle connessioni, la vostra con gli Uffizi, insomma quella di pittori, degli artisti, con altri territori. E è un po' un fatto anche di sentirsi all'interno di qualcosa di più grande, e su questo tipo di ottica avete lavorato con il Green Deal Cadore. Certo, certo. È un progetto, un percorso, un processo che abbiamo avviato ancora un paio d'anni fa, che ha portato l'anno scorso più di 200 persone a confrontarsi in tavoli di lavoro tematici, e da questo abbiamo raccolto quasi 200 idee progetto, quasi 200 idee progetto classificate appunto in vari temi. Non siamo fermi, nel senso che in questi mesi da ottobre, quando abbiamo presentato fatto una prima presentazione dei risultati, abbiamo avuto diverse richieste, giustamente. Non siamo stati fermi, abbiamo lavorato un po' sotto traccia, in particolare con quella che è una delle esigenze maggiori che è emersa nelle varie idee progetto, cioè quella di avere una governance del territorio, una governance unitaria di questo nostro Cadore. Questa cosa, ripeto, è sotto traccia in tante delle idee progetto nelle più diverse tematiche. Bene, su questo si è aperta una possibilità da parte della Regione, perché la Regione ha ripreso in mano, ha voluto rivitalizzare, o ha intenzione di farlo, le cosiddette intese programmatiche d'area. Sono degli organismi particolari che mettono insieme il mondo del pubblico con la società civile, i rappresentanti di categoria, ma anche le associazioni, i rappresentanti del terzo settore. Quello che abbiamo fatto noi di fatto con il Green Deal. E guarda caso chiede questo organismo di avere un piano d'area. Bene, il piano d'area del Cadore sarà proprio basato sulle idee e progetto che sono uscite dal Green Deal. E in questi mesi abbiamo lavorato per convincere i comuni a mettersi insieme su questa cosa. Quindi posso dire oggi che abbiamo raccolto, e le formalizzeremo nei confronti della Regione a brevissimo, le adesioni di tutti e 21 i comuni. Purtroppo Sappada è di là, fa parte della Magnifica, ma non può entrare in questa intesa programmatica perché è una cosa della Regione Veneto. Ma quindi 21 comuni, da Selva a Santo Stefano di Cadore, hanno dato tutti l'adesione, le tre unioni montane cadorine ugualmente. Adesso il nostro compito è coinvolgere direttamente appunto l'altra parte, diciamo la parte privata della società civile, ma lo faremo in questo tavolo di concertazione
che è l'organismo formale richiesto dalla regione. Io spero che nel giro di un mesetto, un mese e mezzo, la cosa possa effettivamente arrivare a un punto fermo con un riconoscimento formale dalla regione. Peraltro è assolutamente importante che i comuni abbiano individuato nella magnifica comunità l'ente che fa da riferimento per questa intesa programmatica d'area. Questo è un passo, credo, assolutamente essenziale, perché vuol dire riconoscere anche, diciamo, a livello formale la Magnifica come l'ente che rappresenta effettivamente il territorio. Lo rappresentiamo di fatto nella mente dei cadorini, dal punto di vista formale un ente che è nato 700 anni fa non è facile da incasellare nella normativa attuale, ma questo è un passo, credo, che sarà veramente fondamentale per il nostro cadore, e ci permetterà appunto di avere una governance che possa in qualche modo avere uno sguardo che va un po' al di là del quotidiano, quello che serve appunto per avere una visione del futuro in cui i progetti Green Deal saranno sicuramente essenziali. Non ci siamo fermati qua, perché alcuni dei progetti li abbiamo noi utilizzati, per esempio, per presentare delle domande per partecipare a alcuni bandi. Da ultimo quello che abbiamo presentato alla Cari Verona, nelle quali abbiamo coinvolto le scuole, alcuni soggetti privati, ed è un bando sulla didattica incentrata sull'ambiente e sul paesaggio. Bene, c'erano delle idee e progetto su questo, sulla didattica paesaggistica ambientale, le abbiamo inserite all'interno di questo progetto. Come alcuni dei comuni che hanno presentato domande sui borghi, il bando borghi del PNRR, ci hanno chiesto se avevamo delle progettualità che potevano rientrare nella loro idea di sviluppo locale. E anche qui abbiamo segnalato alcuni dei progetti, alcune delle idee appunto del Green Deal. Quindi è un lavoro che sta cominciando a dare i suoi frutti e credo lo darà ancora di più in futuro. Anche perché, essendo un piano complessivo d'area, diciamo che i progetti vanno tutti nella stessa direzione. Sì, l'idea era quella. Non c'è mai il conflitto. Certo, no, l'idea era quella della sostenibilità alla base. Sostenibilità, innovazione e inclusione, che sono poi le tre tematiche anche dei prossimi fondi europei, quindi abbiamo voluto per una volta anticipare, qualche volta si rincorrono i fondi, abbiamo voluto anticiparli. La difficoltà oggi è quella di avere delle strutture che possano gestire queste cose, infatti l'idea della governance non è nata a caso, l'idea dell'IPA, dell'intesa programmatica d'area, non è nata a caso. Gli stessi comuni si sono resi conto che c'è la necessità di avere una struttura che in qualche modo li possa tenere insieme e possa anche avere le forze per presentarsi verso l'esterno e dare gambe ad alcune idee, cosa che il singolo comune, piccolo comune, parlo io che vengo dal comune più piccolo, insomma, sicuramente non sarebbe in grado di fare. Siamo in un palazzo che al piano terra aveva uno storico locale. Certo. Adesso non c'è. Adesso è chiuso da qualche anno. Beh, allora devo dire che su questa cosa giustamente abbiamo ricevuto molte critiche, ma devo anche rassicurare, come faccio sempre a chi mi chiede, che non è che siamo stati fermi, cioè nel senso che in questi anni abbiamo avuto più volte, siamo andati in cerca noi, ma altri sono venuti a cercarci per avere informazioni, per capire che cosa si poteva fare su questo locale. Devo dire che non per il canone che chiediamo, perché guardate, chiediamo un canone che forse un magazzino chiede di più. L'interesse della magnifica comunità è quello di affittare, ma più che affittare, di rimettere in funzione questa attività. Peraltro ricordo che è un locale storico, uno dei primi locali, primi caffè del Veneto, è nato ancora nell'Ottocento anche questo qua, quindi abbiamo tutto l'interesse a che venga riattivato. Ce l'abbiamo per noi, ma ce l'abbiamo per la piazza di Pieve, per il comune di Pieve, per tutto quello che gira attorno a livello territoriale a un'attività di questo tipo. Chi è venuto a vedere il locale che aveva delle idee si è un po' spaventato per le metrature, è un locale grande, per tutto il personale che serve per gestire una cosa del genere. Dico sempre, sono venute anche ditte importanti
interessate, che poi non hanno trovato loro stesse, magari la famiglia o chi a livello locale poteva prendere in mano la gestione. Loro l'avrebbero affittato, ma non avevano loro personale, avrebbero cercato qualcuno su. Loro stesse non sono riusciti a farlo. E quindi la cosa purtroppo al momento è ancora ferma. Devo dire che anche in questo momento abbiamo un paio di possibili interessati, se non si spaventano, e ripeto, non si spaventeranno sicuramente per quello che ti diamo noi, si spaventano per tutto quello che va dietro. Io spero che si riesca a arrivare al dunque. In ogni caso, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, non lasceremo i locali vuoti. Se non si dovesse concretizzare, ormai i tempi sarebbero stretti per l'estate, abbiamo comunque previsto per il mese di agosto in particolare la possibilità eventualmente di utilizzarlo anche qui per un'altra esposizione. Qui si apre un'altra finestra di collaborazione, devo dire, con i Lions di Treviso e Cassamarca, che ha una collezione fantastica di pittori del Novecento, anche veramente personaggi importanti, che ci ha proposto di portare qua una 40-50 opere da esporre durante il periodo estivo. Una mostra che avrà un pandan prima alla Casa dei Carraresi di Treviso, quindi una cosa sicuramente di alto valore. Bene, intanto useremo i locali così, con la speranza appunto che qualcuno interessato si faccia avanti con diciamo con delle intenzioni concrete per questo locale. Ma nel caso del, diciamo, utilizzo temporaneo, chiamiamolo, sì, per le mostre, cioè con questo... Troviamo un'alternativa, la troviamo. Se quello che arriva adesso, la vedo difficile, sì, che uno che arriva oggi riesca a organizzarsi per aprire l'estate, ma se fosse così bravo, troviamo un'alternativa per le mostre. Diversamente useremo la mostra, intanto prepariamo il terreno per la riapertura, che speriamo comunque possa avvenire a breve. Voi promuovete, la magnifica comunità promuove storicamente le borse di studio per, diciamo, dare un premio, no, a chi si impegna particolarmente nello studio, in modo, insomma, per premiare i talenti. Questo appuntamento naturalmente non si è interrotto quest'anno. Anzi, assolutamente, non si è interrotto neanche gli anni scorsi. Devo dire che è proprio un compito statutario, fa parte delle funzioni e del ruolo, uno dei ruoli principali della Magnifica, quello di aiutare gli studenti e di premiare gli studenti meritevoli. Quindi da sempre la Magnifica fa questo. Io ricordo che abbiamo premiato negli anni scorsi qualche personaggio importante che ha magari fatto il professore universitario piuttosto che il primario, piuttosto che altre cose, che venendo a ritirare il riconoscimento della Magnifica ha ricordato che ha potuto studiare a suo tempo perché ha avuto appunto una borsa di studio della Magnifica Comunità. Ora, le borse di studio che diamo oggi non sono così pesanti come quelle che magari erano di 70-80 anni fa, però insomma è un segnale importante di attenzione nei confronti dei nostri giovani. E devo dire che abbiamo tutti gli anni tantissime richieste. Quest'anno appunto, per riuscire a rispondere meglio, abbiamo cercato di coinvolgere i comuni. Devo dire che più della metà, una dozzina, forse qualcuno in più, ha aggiunto una quota di finanziamento per aumentare il numero e il peso delle nostre borse di studio, e di questo appunto devo ringraziare tutti. Ricordo agli interessati che la scadenza sarà il 31 maggio, si fa tutto online entrando dal sito della Magnifica Comunità. Alcune domande sono già arrivate, di solito siamo sempre a tante, molte decine di domande, insomma, ecco. E quindi speriamo anche quest'anno di avere tante, tante richieste, e spesso facciamo fatica a riuscire a fare una graduatoria perché chi partecipa a votazioni effettivamente molto alte, sono meritevoli tutti. Grazie per averci accolti. Bene, grazie a voi. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.